Oggetto numero uno, interroga la vicepresidente Meloni, bandi per l'acquisto della prima casa 2021, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Risponde l'assessore Melasecche, prego vicepresidente. Grazie vicepresidente, buongiorno a tutti. Questo atto, questa interrogazione che riguarda i bandi per l'acquisto della prima casa è stato un po'... deriva dal lavoro, dalle interlocuzioni e dalle verifiche effettuate rispetto al bando preparato, che però non ha coperto tutte quelle che sono state le richieste degli utenti. Considerando che le politiche abitative sono sempre state un punto di forza della nostra regione, che in tanti anni si è dimostrata sempre sensibile alle problematiche legate all'alloggio per i cittadini, sia per quanto riguarda l'acquisto che l'assegnazione o l'affitto. La Regione dell'Umbria, come sappiamo, nel corso degli anni ha messo in campo diversi strumenti per l'acquisto della prima casa, da alloggi acquistabili con contributo pubblico a contributi per l'acquisto sul libero mercato. Negli ultimi anni, peraltro, come sappiamo, con l'aggravarsi della situazione economica di tanti nuclei familiari, la necessità di essere supportati e aiutati anche economicamente per l'acquisto della casa è stata sempre crescente. In più, la pandemia ha chiaramente acuito anche queste difficoltà. Come è avvenuto più volte nel corso degli anni, la Giunta regionale lo scorso anno ha approvato con la delibera numero 641 del luglio 2020 i criteri per l'emanazione del bando, appunto volto all'assegnazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie e nuclei familiari composti da una sola persona e monoparentali. I criteri scelti peraltro erano in continuità con gli interventi già attuati nelle passate annualità, che avevano individuato proprio nelle giovani coppie, nei nuclei familiari composti da una sola persona e nelle famiglie monoparentali, le tipologie da cui era arrivato sempre il maggior numero di richieste e quindi anche quelle che andavano maggiormente sostenute. Il contributo a fondo perduto previsto nel bando è stato calcolato in misura corrispondente al 30% dell'acquisto dell'alloggio e fino ad un massimo di 30.000 euro per le giovani coppie e le famiglie monoparentali e 20.000 euro per i single. I requisiti ovviamente per accedere al suddetto bando, anche essi in continuità con quelli degli anni precedenti, erano stati calcolati sulla base ISEE 2020 e erano stati suddivisi per fasce di reddito. Ora, questo è stato ovviamente una buona azione e soprattutto perché le risorse stanziate ammontavano a 3.800.000 euro suddivise tra coppie coniugate conviventi, familiari, monoparentali e single. Ora, per i single, a fronte di 133 domande ammissibili, ne sono risultate finanziabili 24, considerando che questo è stato il numero corrispondente ad esaurire il budget disponibile. La stessa cosa per le famiglie monoparentali, a fronte di 92 domande ammissibili, ne sono state finanziate 19. E per le giovani coppie, a fronte di 294 domande ammissibili, ne sono state finanziate 86. E per tutti e tre i casi l'espletamento, diciamo, delle domande è stato sufficiente ad esaurire il budget disponibile. Quindi vediamo che le domande pervenute ed ammesse in graduatoria sono state complessivamente 519 e tra queste 390 non finanziabili. Questi numeri ci testimoniano da una parte un bisogno sempre crescente anche nella nostra Umbria alla necessità di avere aiuti e contributi per l'acquisto della prima casa. Nel documento di economia e finanza, il DEF 2021-2023, che è stato approvato in assemblea a dicembre del 2020, si ribadisce anche per l'anno 2021 l'impegno della Giunta regionale a continuare
ad erogare contributi straordinari per l'acquisto della prima casa e comunque misure di sostegno alla locazione mediante contributi sui canoni o contributi appunto per l'acquisto destinati alle giovani coppie o altre categorie socialmente svantaggiate. Ovviamente sostenere i giovani e le famiglie all'acquisto della prima casa significa anche ridare linfa al mercato immobiliare. Le richieste e la forte aspettativa in tema di contributi per l'acquisto della prima casa nella società umbra sono sempre maggiori e è fondamentale, secondo noi, dare continuità alle politiche intraprese in questi anni e anche al bando e a quello che è stato fatto lo scorso anno. Quindi oggi noi chiediamo se quando verranno presentati i bandi 2021 per l'incentivo all'acquisto della prima casa, così come scritto e annunciato nel DEF e approvato a dicembre 2020, quali saranno i criteri adottati, se i criteri saranno in linea e in continuità con quelli del bando 2020 o se invece verrà anche ampliata la platea dei beneficiari e quali azioni si intende mettere in atto per dare risposte concrete e certe a coloro anche che sono rimasti fuori dalla graduatoria e che invece contavano su questo importante contributo, ma che al momento non sono stati richieste finanziabili. Grazie. Grazie. Prego, Assessore. L'articolo 8 bis della legge regionale 23-2003 prevede la possibilità per la Regione di rispondere in maniera rapida e efficace alle necessità abitative manifestate di volta in volta da particolari categorie sociali mediante la concessione di contributi a fondo perduto a privati singoli per l'acquisto della prima casa. Tale contributo non può eccedere la misura del 30% del prezzo di acquisto dell'alloggio. Gli ultimi bandi destinati a sostenere l'acquisto della prima casa erano stati emanati nell'anno 2018 e, lo ricordo, negli anni precedenti non è che c'erano uno ogni anno, ma erano a fasi abbastanza alternative. Ma nel corso dell'anno 2020 la richiesta di questo tipo di sostegno è risultata particolarmente sostenuta in ragione delle cause descritte dalla interrogante. Pertanto la Giunta regionale, con deliberazione 641 del 22 luglio 2020, ha stabilito i criteri per emanare un nuovo bando individuando le categorie di beneficiari, giovani coppie, single, famiglie monoparentali, l'importo massimo del contributo concedibile, i limiti di ISE, i punteggi da attribuire in presenza di particolari condizioni di disagio. Il bando, approvato in conformità ai criteri fissati, ha stabilito al paragrafo 8 delle procedure di ammissione a finanziamento le seguenti modalità. Il termine di 6 mesi dall'ammissione definitiva a finanziamento per l'acquisto dell'alloggio da parte dei beneficiari ammessi, l'individuazione del budget a disposizione per 3.800.000 euro, la ripartizione tra le tre categorie, lo scorrimento della graduatoria in caso di risorse aggiuntive o di accertamento di economie, la vigenza delle graduatorie approvate per 2 anni dalla pubblicazione nel BUR. Le tre graduatorie definitive sono state, come è stato accennato, approvate nel mese di gennaio 2021 e pubblicate nel BUR il 3 febbraio. I beneficiari ammessi ai finanziamenti hanno ricevuto la relativa notifica nel mese di febbraio e pertanto i termini per effettuare l'acquisto della prima casa scadono nel mese di agosto 2021. Complessivamente i soggetti ammessi sono 519, di cui 129 finanziati e 390 ancora da finanziare. Tenuto conto che l'importo medio del contributo è di 30.000 euro, le risorse necessarie al soddisfacimento dei restanti beneficiari ammonta a quasi 12 milioni, esattamente 11 milioni 700 mila euro. Tutto ciò premesso, si precisa quanto segue circa i quesiti. Quando verranno presentati i bandi 2021? Allora, nell'anno 2021 non si prevede la possibilità di emanare nuovi bandi per la concessione di contributi acquisto prima casa, in quanto, come ho detto prima, la vigenza delle graduatorie per 2 anni li fa valere fino al febbraio 2023. Evitiamo ulteriori burocrazie, quella è la graduatoria. Quali azioni si ritiene di mettere in atto?
Lo scorrimento delle graduatorie dipende dalla presenza di economie e o di ulteriori finanziamenti, quindi la valutazione puntuale dell'ammontare dei risparmi potrà essere effettuata solo allo scadere dei termini previsti per l'acquisto da parte dei soggetti, perché è già capitato che in vari casi qualcuno abbia rinunciato. Quei fondi vengono posti a disposizione di coloro che sono in graduatoria ma non hanno avuto il finanziamento. A questi risparmi si andranno ad aggiungere le risorse confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione derivanti dalle economie maturate nelle passate edizioni dei bandi. Va comunque sottolineato che l'ammontare complessivo dei risparmi e dell'avanzo vincolato difficilmente potrà coprire nel corrente anno il fabbisogno stimato, come dicevo, di 11.700.000. Al momento, da un calcolo sommario, diciamo, abbiamo circa 3 milioni a disposizione, di cui ritenevo 1 milione necessario per venire incontro agli inquilini morosi non per propria colpa, e circa 2 milioni a fronte, diciamo, di questa graduatoria per l'acquisto prima casa. Ovviamente, se le condizioni del bilancio della Regione consentiranno ulteriori finanziamenti, io sarei ben felice di venire incontro. Il problema è, come noto, che siamo in ristrettezze economico-finanziarie in questo momento per ragioni complesse di cui parliamo quotidianamente, per cui è, ripeto, interesse personale del sottoscritto, perché crede in questa misura proprio per le ragioni che venivano prima descritte. Tuttavia il problema è la disponibilità di risorse che andremo a ricercare in ogni dove. 2 milioni al momento derivano da risparmi per fondi inseriti nell'avanzo vincolato. Vedremo se riusciamo a trovare ulteriori fondi. Una parte sicuramente è quella dei risparmi per coloro che hanno rinunciato all'acquisto. Grazie. Grazie Assessore, prego Vicepresidente. Grazie Vicepresidente, grazie Assessore per la risposta. Tutto chiaro, ovviamente il fatto che le graduatorie scadano nel 2023 ovviamente impedisce, tra virgolette, di poter fare un altro bando. L'unica questione che, giustamente come lei sottolineava, è che non ci sarebbero comunque fondi sufficienti, almeno per adesso, per coprire tutte le domande rimaste fuori, considerando che a meno che appunto non si riescano a trovare degli altri fondi, perché lo scorrimento delle graduatorie, credo che in questo momento anche difficile, storico, rinunciare probabilmente sarà la minima percentuale per come possiamo ipotizzare come andranno le cose. Quindi quello che noi magari chiediamo è quello di attenzionare il tema, perché effettivamente il bisogno crescente c'è da molti anni, ma indubbiamente adesso ce ne sarà ancora di più, tanto più che aumentano anche i casi morosi, per cui lei faceva riferimento al fatto che 1 milione circa serve proprio per coprire gli inquilini morosi. Non so se è possibile ipotizzare, tra le varie misure che e anche nei fondi del PNRR che potranno essere destinati all'Umbria, se una parte di questi potranno magari nelle varie forme che si potranno ipotizzare anche essere investiti sulle politiche anche giovanili, tra cui rientra anche l'acquisto della prima casa, e anche su investimenti fatti al nostro anche patrimonio, proprio per cercare di aiutare e sostenere chi non ha un alloggio, chi vuole acquistare un alloggio, chi anche ha necessità di essere sostenuto per l'acquisto della prima casa. Grazie. Grazie, passiamo all'oggetto numero 2. Intendimenti su modulistica e documentazione obbligatoria richiesta in caso di comunicazione, inizio lavori asseverata per interventi ammissibili al superbonus. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente. Parliamo proprio degli intendimenti che si vorranno fare sulla modulistica e documentazione obbligatoria richiesta in caso di CILA per interventi ammissibili al superbonus. A seguito del decreto semplificazioni,
il comma 13 ter dell'articolo 119 del decreto rilancio, già introdotto con il decreto agosto, è stato sostituito dal seguente, che così cita: gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero la CILA. Nella CILA sono altresì attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero è attestata che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. L'attuale modello della CILA, adottato dai comuni, differisce da quello approvato in conferenza unificata il 4 maggio 2017 e che all'interno di tale modello vengono richieste asseverazioni aggiuntive, le quali non permetterebbero di aderire alle modifiche applicate dal decreto legge numero 77 del 2021, ovvero il decreto semplificazione. Per quanto concerne la comunicazione dei lavori legati agli interventi di superbonus, ovvero ai fini della detrazione del 110%, di cui l'articolo 119 del decreto rilancio. Sarebbe opportuno adeguare la modulistica e la documentazione complessiva obbligatoria richiesta nel caso di comunicazione inizio lavori asseverata per interventi ammissibili al superbonus, ad esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, ai sensi dell'articolo 119, comma 13 ter, di cui in premessa, così sostituito. Tutto ciò premesso, mi preme interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore preposto per conoscere i propri intendimenti in merito all'adeguamento della modulistica e documentazione obbligatoria richiesta in caso di CILA per interventi ammissibili al superbonus, con esclusione di quelli comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, e per sapere se intendono attivarsi con proposito risolutivo presso la Conferenza unificata Stato-Regioni in merito alla difformità tra il modello approvato nel 2017 da quest'ultima e quello utilizzato attualmente dai comuni umbri, in quanto nel primo vengono richieste asseverazioni aggiuntive, le quali non permetterebbero di aderire alle modifiche apportate dal decreto semplificazione per quanto concerne la comunicazione dei lavori legati agli interventi di superbonus, ovvero con detrazione del 110%. Grazie Presidente. Grazie Consigliere. Prego Assessore Melasec. La Regione ha adottato dei modelli per le pratiche edilizie, tra cui quello per la presentazione della CILA, certificato inizio lavori asseverata, sulla base della modulistica predisposta a livello nazionale, con adattamento della specifica legislazione regionale. Prima dell'avvento del decreto legge 77 del 2021, la CILA era utilizzabile solo per alcune categorie di lavori e non sempre in grado di coprire gli interventi del bonus 110%. Oggi tale comunicazione rappresenta titolo abitativo edilizio per tutti gli interventi del 110%, considerandoli manutenzione straordinaria, ad esclusione di quelli che riguardano la demolizione e la ricostruzione, e non sarà necessario da parte del professionista, a differenza della CILA standard, asseverare la conformità dell'immobile. Il decreto legge 77/2021 prevede all'articolo 13 ter gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata CILA. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1 settembre 67.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo, di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 380-2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA, b) interventi realizzati in difformità dalla CILA, c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo, d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Quindi restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto. Questa è la normativa. Nell'ambito del coordinamento tecnico della Conferenza Stato-Regioni, a cui partecipa anche l'Umbria con propri rappresentanti, è stato deciso di elaborare un documento unico nazionale. Del resto si tratta di applicazione di norma nazionale su cui le regioni non hanno margini. Tale documento, come anche apparso nella stampa nazionale, è in via di redazione da parte degli uffici della Funzione Pubblica, unitamente a Regioni ed ANCI. Il Governo in questo modo vuole standardizzare, chiarire e fugare eventuali dubbi sull'applicazione dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 77 del 2021, che prevede una drastica semplificazione per i lavori incentivati con il bonus del 110% con le casistiche introdotte dal citato decreto. Per le regioni, la Liguria è stata individuata quale capofila per coordinare le attività comuni. L'Umbria ha manifestato la propria disponibilità a collaborare fattivamente ed oggi, sentito il dirigente della Liguria, le attività per la produzione della modulistica sono ormai in via di definizione, tenuto conto della delicatezza dell'argomento trattato e delle potenziali ricadute, anche perché questa materia è spesso interpretata in modo particolare dall'Agenzia delle Entrate. Non ci risulta allo Stato che altre regioni abbiano adottato specifica modulistica. Del resto, il decreto legislativo non è ancora stato convertito in legge. Monitoreremo con attenzione la questione nell'interesse degli umbri. Grazie. Prego, consigliere Pastorelli, per la replica. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta esaustiva. Purtroppo questo è un problema che, come lei ben sa, è stato sollevato dai professionisti, quindi è un tema molto sentito, anche perché il tema poi quindi del 110 è un tema che adesso dovrebbe proprio far ripartire in qualche modo anche la nostra economia. Lei ha ben spiegato quali sono i passaggi e ho ben capito e compreso che la Regione Umbria sta facendo la propria parte anche all'interno della Conferenza Stato-Regioni, quindi attendiamo pazientemente che i tempi si maturino per la modulistica idonea che possa consentire di accelerare questi iter, insomma, che sono molto attesi non solo dai professionisti ma direi anche da tutti i proprietari degli immobili che oggetto e di interesse di questo intervento. Grazie Assessore.